Siamo a Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Questo è il consorzio Valle Verde che sarebbe stato l'oggetto del contendere tra i condomini della grave sparatoria che c'è stata in località Fidene, borgata a nord di Roma, e in cui il presunto killer, Claudio Campisi, è accusato di plurimo omicidio. Sul posto siamo riusciti a trovare la sua auto, che è una Lancia Tesis, all'interno della quale è ancora visibile il foglio dell'assicurazione e c'è un vetro rotto, un vetro sfondato. Non sappiamo chi sia stato a forzarlo, però siamo in quello che è probabilmente il suo alloggio di fortuna, ricavato all'interno di questo scheletro edilizio, quindi una casa veramente da brividi. E qui ci sono croccantini per i gatti, una ciotola del latte ancora colma, dei panini e un cesto con delle mele, dei limoni e delle cipolle. Facendo un giro nella parte posteriore della casa, qui vedete che sono tutti campi e boschi, perché siamo comunque a diversi metri di altezza. Questo è una sorta di borgo che domina il lago del Turano. Ci sono oggetti e suppellettili di ogni tipo, bidoni. Qui ci sono delle stoviglie, dei piatti che sono accatastati insieme a probabilmente delle bocce per giocare a bocce, delle taniche d'acqua. Non sappiamo come facesse ad approvvigionarsi il signor Campisi, che evidentemente viveva qua dentro, e una carriola, anche questa piena di acqua piovana, perché in questi giorni ci sono state intense precipitazioni. E nella parte anteriore della casa, che è una sorta di rudere prefabbricato, una casa non finita in questo consorzio edilizio nel Reatino, abbiamo trovato lo striscione con scritto Consorzio Raus, che dimostra la forte rabbia di Campisi nei confronti della gestione di questo luogo. Tutto intorno ci sono delle villette, ma le villette sono tutte chiuse con le persiane sbarrate, addirittura con lucchetti e catene ai cancelli. E qui, oltre le siepi, il lago del Turano, che mai come oggi appare particolarmente sinistro in questa giornata uggiosa, in questa giornata macchiata di sangue.